tutti, oggi sono qua per prepararmi assieme a voi e rispondere ad alcune domande che mi avete fatto su Instagram. Stavo scrollando appunto le domande per scegliere un tema unico per questo video, ma in realtà ci sono tante piccole curiosità, secondo me, interessanti su cui discutere, quindi ho selezionato più domande. Oggi poi ho un po' di cose nuove da farvi vedere per quanto riguarda il trucco, quindi direi di iniziare. Ma prima, come al solito, vi ricordo che se volete sostenere il canale potete farlo iscrivendovi, abbonandovi, mettendo mi piace a questo video e commentando qua sotto. Potete anche offrirmi una simbolica tazza di tè o caffè tramite Ko-fi, trovate il link qua sotto in descrizione, così come trovate i miei codici sconto da affiliata, i miei link da affiliata da Amazon, attraverso cui potete acquistare veramente quello che più vi piace e una percentuale andrà a sostenermi, quindi grazie davvero di cuore. E io che mi accorgo che il gatto è sul comodino... Taki! No, il mio bicchiere dell'acqua! Perché? Parto come al solito dagli occhi, anche perché oggi voglio andare ad usare i glitter di Nabla, quindi se qualcosa poi mi dovesse cadere lo andrò a rimuovere facilmente. Penso che utilizzerò la Noti di Huda per fare un po' la base sempre sui marroncini, tipo questi qua, come punto luce poi andrò ad usare questo che è il mio preferito, ovvero Flower Power, e appunto andrò a usare... questo più marrone dei glitter è Scorpio. Se mi dovessi poi dimenticare qualche cosa, trovate la lista dei prodotti qua sotto in descrizione. Prima domanda veramente gettonata, ovvero come gestire gli spazi personali in coppia. Devo dire di essere piuttosto fortunata, credo, sotto questo punto di vista, perché non abbiamo mai avuto problemi, o almeno io non ho mai avuto problemi a ritagliarmi i miei spazi in casa, anche quando vivevamo in un appartamento che era veramente una scatola di scarpe minuscola. Questo perché penso che non sia necessario avere due stanze separate per dedicarsi ai propri hobby o agli propri impegni o cose da fare. Si può tranquillamente stare anche sullo stesso divano e fare due cose diverse. Non è che se si sta assieme si è obbligati a fare tutto insieme. Così come, almeno questa è comunque la mia opinione, se stai con una persona non è che sei obbligato ad uscire sempre solo con quella persona, a fare sempre tutto esclusivamente con quella persona, puoi comunque uscire per conto tuo con i tuoi amici, avere degli amici che diciamo sono soltanto suoi e non sono amici della coppia. Cioè, secondo me non è tanto il gestire gli spazi quanto capire che anche stando insieme ad un'altra persona si rimane comunque un individuo ben distinto, no? Quindi niente, a me capita molto spesso di, che so, essere... sul divano assieme a mio marito, magari io faccio una cosa, lui ne fa un'altra e non c'è alcun problema in questo. Può magari capitare che dobbiamo lavorare e quindi ok, ci mettiamo in due stanze separate, però diciamo che in linea generale, ecco, anche nei momenti di relax ci si può dedicare a hobby diversi. Poi, come in ogni cosa, secondo me è molto importante il dialogo, parlarsi, perché noi siamo nella nostra testa, sappiamo che cosa ci frulla, non sappiamo che cosa può pensare l'altra persona. È giusto confrontarsi e magari parlare, anche per capire magari come gestire al meglio alcune situazioni. C'è chi sente magari la necessità di più, non dico attenzioni, ma di passare, no, del tempo, e chi è naturalmente più indipendente. Dipende un po' anche dal carattere di ogni persona. La prossima domanda è: ti è mai capitato di essere invidiosa di una tua amica? E in questo momento potrei semplicemente dirvi no, cioè che cosa brutta l'invidia fra ragazze, assolutamente, io non sono mai stata invidiosa. Ma diciamo che ho sempre cercato di essere molto sincera e non ho alcun interesse a farmi passare per una persona che non sono. Penso che tutti abbiamo pregi e difetti, e quindi sì, mi è capitato di essere invidiosa delle mie amiche, soprattutto quando ero più giovane, più ragazzina. Mi ricordo che c'è stato un periodo in cui soffrivo particolarmente il fatto che le mie amiche non lavoravano
d'estate, mentre io ho sempre fatto la stagione, quindi avevo sicuramente molto meno tempo libero rispetto a loro, oppure c'è stato un periodo in cui io e la mia famiglia non siamo andati in vacanza, non potevamo andare in vacanza, mentre le mie amiche tutti gli anni magari si facevano quel mese al mare, prendevano l'ombrellone fisso. Oppure andavano in montagna, facevano la settimana bianca. Sono cose che riguardandole adesso sono chiaramente delle stupidaggini, però quando sei piccola, chiaramente un po', diciamo, soffri il confronto con gli altri. Crescendo poi mi è capitato sempre meno di essere invidiosa degli altri, o almeno di essere invidiosa, tra virgolette, in maniera cattiva, nel senso di arrivare, che so, a proprio parlare male, pensare male delle altre persone. Cosa che invece è capitata al contrario. Wow, che belli questi glitter! Ci vivrei. Cosa che al contrario è capitata a me, perché crescendo c'è stato un periodo, ho fatto un mezzo disastro. Con i glitter penso di avere un pochettino esagerato. Comunque dicevo che in realtà mi è capitato più volte il contrario e spesso non mi sono resa conto di questa cosa, anche perché molto sinceramente non c'è nulla da invidiarmi, non c'era nulla da invidiarmi anni fa né nemmeno ora, quindi per me era veramente... cioè non riuscivo a concepire il fatto che qualcuno potesse essere invidioso di me per qualche motivo. Non sono mai stata né la più brava, né la più intelligente, né la più bella, in niente. Però sono cose che purtroppo mi sono successe. All'inizio magari tutto partiva in maniera, tra virgolette, innocente. Mi si chiedeva, che so, come ti vesti, mi raccomando, non ci vestiamo troppo appariscenti, no, ma andiamo in questo posto, non ci trucchiamo. Poi ero l'unica non truccata, cose veramente stupide, oppure, ah no, mi raccomando, non parlare con quella persona, non andare da quel gruppo lì, fino ad arrivare a un punto in cui uscivano senza farmelo sapere e dicevano che io non ero voluta andare proprio per... Non so, evitare che mi facessi vedere da qualcuno, cioè, boh, sono sempre stata una persona timida, quindi veramente non ho mai capito questa cosa qua. E sono arrivata quindi al punto di pensare di essere sbagliata e cercavo di essere ancora più anonima di quello che non fossi già. Questo ha cresciuto tantissimo la mia insicurezza. Quando si arriva però a punti come questo bisogna capire che non è un'amicizia vera e propria, non è un rapporto sano quando invece di essere magari contenti per te, per certe tue caratteristiche, si cerca di, tra virgolette, annientarti, di metterti nemmeno in cattiva luce, cioè proprio di oscurarti. Purtroppo anche crescendo mi sono capitate situazioni simili, ovviamente per diciamo motivi, cose diverse, perché quando sei adolescente magari la tua preoccupazione può essere, che so, farti degli amici, fare bella figura con i ragazzi, essere popolare. Quando cresci magari le priorità, le cose importanti sono diverse. Però noto che c'è veramente tanta invidia e competizione fra ragazze per essere la prima a fare determinati passi, la prima a sposarsi, a prendere casa, a fare questo, a fare quell'altro, sentirsi, no, speciale in un qualche modo, sentirsi in una posizione, tra virgolette, superiore rispetto agli altri ed è veramente, veramente brutto. Anche perché, boh, fossero queste le cose veramente importanti, essere la prima delle tue amiche a fare qualcosa, vabbè. Comunque, ho messo sulle ciglia il primer di Lancôme, il Seal Booster, e adesso vado a mettere il mascara di Espresso. La prossima domanda è sulle serie TV del periodo. In realtà devo un po' deludervi perché non ho serie TV del periodo. Nel senso che dopo aver visto Le regole del delitto perfetto, di cui vi ho parlato, boh, cos'era, il video dei preferiti, sono un po' in lutto perché non sto trovando niente di altrettanto coinvolgente. Quindi non sto guardando vere e proprie serie TV, ma programmi TV. È ricominciato ad esempio Matrimonio a prima vista, domenica è iniziata la nuova stagione di 90 giorni per innamorarsi. Sono tutti programmi un po' trash che a me piacciono molto. Li trovo di intrattenimento. Ho poi una lista infinita, vabbè, di serie TV che mi piacerebbe recuperare, guardare, ma la verità è che mi piacerebbe fare una nuova maratona e rewatch di Game of Thrones.
Come correttore vado a mettere nella parte interna un po' delle BC Concealer di Espresso e poi sul resto il nuovo correttore di Sephora, il Best Skin Ever. Questo assieme al fondotinta che poi andrò ad usare mi sono stati inviati da Sephora. Altra domanda super gettonata: che fine fanno i libri e fumetti che non ti sono piaciuti? Li tieni, li dai via? Dipende. La verità è che molto spesso i libri li tengo, magari li do, che so, ad amici, parenti che so che potrebbero apprezzare, quindi diciamo che gli diamo in famiglia una seconda chance. Per i fumetti è più difficile perché magari non tutti leggono fumetti. A volte diciamo che per pigrizia, se poi non ho grandi necessità di liberare spazio in casa, quello che faccio è tenerli. Altrimenti li scambio, esistono diverse piattaforme di book sharing o comunque ci sono anche dei gruppi su Instagram, su Facebook, dove è possibile appunto scambiare libri, fumetti, oppure venderli, o venderli banalmente anche, che so, a libraccio. Ci sono diversi negozi dell'usato che prendono comunque libri e fumetti. In quest'ultimo anno non ho fatto nulla di tutto questo perché chiaramente con la situazione che c'è mi sono spostata molto meno. Diciamo che al momento non ho urgenza di liberarmi di nulla. Quindi in questo momento tutto quello che ho o è qualcosa che comunque mi piace o che non ho urgenza di dar via, però principalmente quello che faccio è appunto cercare di dargli una seconda opportunità. Sono andata a fissare il correttore perché quello di Sephora va se non nelle pieghette. Io uso la Peach Perfect di Too Faced, che è secondo me divina. Come fondotinta, come vi dicevo, uso il nuovo di Sephora, Best Skin Ever. Altra domanda: che progetti hai per marzo? Vabbè, siamo già oltre la metà del mese, quindi diciamo che ce lo siamo già un po' tolti, ma in realtà progetti non ne ho, o almeno grandi progetti non ne ho, anche perché come fai a fare dei progetti in questo periodo? Cioè io proprio non ci riesco e non so, ammiro chi riesce a guardare avanti programmando, che so, le vacanze e che cosa fare questa primavera, quest'estate. Io veramente non ci riesco. È una situazione così, imprevedibile, che mi riesce molto, molto difficile. Quello che mi sarebbe piaciuto era sicuramente rivedere la mia famiglia, ma chissà quando potrò rivederla. Forse ad aprile, forse a maggio, forse passerò di nuovo i miei 30 anni chiusa in casa, come l'anno scorso, chissà. Per me è molto difficile in questo momento veramente guardare al futuro e dire ma sì, adesso che so, a settembre andiamo in questo posto, quest'estate andiamo al mare. Non so, non riesco a fare progetti, quindi il mio marzo procede più o meno, direi, come sempre. Una cosa bella è che uscirà il nuovo numero di Kotodama, per chi non lo conoscesse, è una fanzine tutta dedicata al Giappone, a cui contribuisco assieme ad un gruppo di altre ragazze che vivono un po' qua in Italia, un po' in Giappone. Chiaramente la mia rubrica è dedicata al fumetto. E di questo sono veramente molto molto contenta e orgogliosa. Quindi sì, diciamo che questo è il grande progetto di marzo. Prossima domanda: come ti stai trovando a Milano? Beh, che dire. E appena sono arrivata hanno chiuso tutto, quindi diciamo che quest'anno è stato difficile per tanti motivi. È difficile trasferirsi in una città che non conosci e dove non conosci nessuno, figuriamoci in un periodo in cui non dovresti, diciamo, uscire se non per lavoro e necessità varie. Come fai a conoscere gente nuova? Come fai a esplorare un po' la città? Diciamo che in un anno sicuramente qualcosa ho visto, anche perché bene o male prima di marzo dell'anno scorso sono riuscita a fare tante, tante cose diverse. Sono andata a delle mostre, a delle presentazioni, sono riuscita a incontrare dal vivo delle persone, delle amiche. Però ecco, diciamo che
è tutto un po' più rallentato e quindi certo un'idea magari della città, dell'ambiente me lo sono fatta, però diciamo che ho ancora tanto da sperimentare, da esplorare. Al momento diciamo che mi sto trovando bene, ma l'ultimo anno mi ha fatto mettere in prospettiva tante, tante cose. Io ho sempre vissuto con parte della famiglia comunque molto a distanza, perché comunque i miei nonni vivevano a 1000 chilometri da noi, quindi diciamo che so gestire abbastanza bene l'essere lontana da casa. Però un conto è quando magari sei lontana dai tuoi cari, però sai che se dovesse succedere qualche cosa magari riesci ad organizzarti a vederli, e un conto è non potere proprio, non poter andarli a vedere se succede qualche cosa o anche solo per due chiacchiere. Quindi quest'ultimo anno mi ha spaventata un po' essere così distante dalla mia famiglia. Non so se rimarrei per tutta la vita qua, ma chiaramente sono qui da poco. Oltre alla famiglia, comunque a me manca tantissimo il mare. Ma già quando vivevo a Ferrara sentivo molto questa mancanza, poi vabbè, può essere una cosa sciocca, ma sono sempre vissuta comunque molto molto vicina al mare, quindi ci si andava anche in inverno a fare le passeggiate. Quando poi hai proprio delle limitazioni, nel senso che non sei libero di fare quello che vuoi, senti magari più la mancanza della libertà che avevi prima, no? Di poterti spostare, che se volevi toglierti lo sfizio, che so, di andare alle cantinette, ci potevi andare. Quindi penso che un po' di nostalgia sia dovuta principalmente a questo. Quindi diciamo che va, potrebbe andare sicuramente meglio, però vedremo prossimamente. Intanto finisco di pettinarmi le sopracciglia. Ultimamente proprio non mi sto curando tanto. Mi sento a volte un po' sciatta, ve lo dicevo nel vlog di domenica scorsa. Però vabbè, sorvoliamo, non voglio ricadere in quel discorso. Sulle labbra niente rossetto, ma questo lip balm, il Coco Love di Clio Makeup. Mumu. Ho le labbra completamente distrutte, penso che un po' si possa vedere. E quindi vado ad applicare questo prodotto idratante. Rilascia un bel colore. Sono sorpresa perché questa è in realtà la seconda volta che lo uso, quindi devo farci ancora un po' la mano. Però sono contenta perché ho proprio azzeccato il colore dell'ombretto sugli occhi, quindi sta anche perfettamente. Top. Quindi questo è il look finito. Mi piace un sacco così sui toni del marrone. È anche abbastanza glam, con tutti questi glitter proprio per risollevare il morale, visto che subito dopo questo video non potrò andare a fare aperitivo, ma magari me lo preparo qua in casa. Spero di avervi tenuto un po' di compagnia con questo video e di aver risposto magari a qualche vostra curiosità. Come al solito, per ogni cosa scrivetemi qua sotto nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!